La Tessa Val di Sangro supera di misura un buon Miglianico, che esce comunque a testa alta dal comunale di Montemarcone. Giandonato conferma gli stessi 11 della prima di campionato, ad eccezione di Martelli che si accomoda in panca per far posto a Calabresi, centrale difensivo con Capitan Brack. Lezcano davanti alla difesa e la coppia d'attacco Soria-Alterio. 4-4-2 invece per Donatelli, che conferma integralmente anche gli uomini, con Ciarrocca a comandare il pacchetto arretrato e Mimola a supporto di Antignani in avanti. Match dai due volti quello del Montemarcone, bello e spumeggiante nella prima frazione, opaco, quasi evanescente nella ripresa. Ci provano subito i padroni di casa con Alterio, destro incrociato, fuori di un soffio. La risposta ospite è affidata ad Antignani, che indirizza a lato il perfetto rifornimento di De Leonardis. Lieti sfiora l'autogol al 17esimo, reattivo Palena, che si fa trovare pronto anche sul piazzato potente di Brack. Locali vicino al vantaggio al minuto 22. L'onnipresente Di Senso riesce a mettere dentro per Alterio, che non riesce a centrare lo specchio della porta con Palena fuori dai pali. Nel momento migliore dei padroni di casa, il Miglianico colpisce. Epifani si esibisce nella sua specialità, Sant'Andrea tocca ma non riesce a trattenere e dal minuto 27 si materializza il vantaggio esterno. Pronta la reazione dei Sangrini con Dorazio che impegna Palena, mentre sull'altro fronte gli ospiti sfiorano il raddoppio con Ciampoli. Sant'Andrea si salva con l'aiuto della traversa. La Tessa Val di Sangro preme la ricerca del pari, che conquista proprio in chiusura di tempo. 45esimo, Dorazio viene colpito in piena area di rigore e Martinelli di Roma 2 non esita a decretare la massima punizione. Sul dischetto si presenta Soria, che trova la strepitosa risposta di Palena, il quale nulla può sul tapin facile facile dell'attaccante al suo primo gol in campionato. Antignani ha la palla del nuovo vantaggio in avvio di ripresa, ma fallisce l'occasione. Sembra possa ripetersi la prima frazione, ma così purtroppo non sarà. Nel prosieguo, l'unico episodio degno di nota è quello del gol partita dei padroni di casa. Minuto 25, Di Senso deposita la sfera sulla testa dell'indisturbato Lezcano, che da pochi passi non ha difficoltà a spedire in fondo al sacco il pallone del definitivo 2-1. Il Miglianico prova a ritornare in parità, ma l'espulsione di Di Michele al 35esimo mette fine alle speranze di rimonta degli ospiti. Nel dopogara Giandonato promuove a metà i suoi, mentre Donatelli non fa drammi per la sconfitta. Se hai, oltre a un Cammarata super, a un centrocampo giovane ma già di belle speranze, a un portierino classe 92 davvero niente male e dopo 7 minuti 7 dal fischio iniziale sei già avanti di due reti, la strada per la prima vittoria esterna di stagione è proprio tutta in discesa. Con questi ingredienti l'angolana, sconfitta una settimana fa a domicilio dalla Tessa, va a riprendersi i tre punti sul campo di un canestro nella prima frazione irriconoscibile. Squadra lenta, impacciata, errori difensivi a ripetizione e il primo di questi dopo 15 secondi dall'avvio, fallo di Ciaprini su Bordoni, permette a Cammarata di realizzare dagli 11 metri. Lo shock per i rovetani però non ha le dimensioni di una sola rete, perché ancora Bordoni, sei giri di lancette più tardi, pesca sempre l'ex attaccante scuola Juventus, fuori gioco fatto male, difesa che non si alza e lo 0-2 ex servito. Bordoni in stato di grazia prova, senza successo, ad arrotondare un passivo già pesante, prima che si intraveda la reazione biancorossa. Destro di Luciani alto prima, punizione di Cichella sventata da Germanelli dopo. Ma nel momento del risveglio di casa i nerazzurri calano il tris che chiude la partita con parecchi minuti di anticipo. Cross ancora di Cammarata, palo sotto misura di Napolano e tapin vincente malgrado l'estremo tentativo di Fontanarosa firmato Romano. Prest poco più in là testa i riflessi di Germanelli, reattivo nel riflesso in corner. Marinilli gira alto il servizio di Cichella prima che Pierleone a ridosso dell'intervallo trovi il gol della bandiera che manda tutti al riposo. Canestro meglio nella ripresa, anche se la palla buona se la ritrova Mariani, ben servito da Romano. Così come sempre Fontanarosa è bravo a dire di no alla sventola targata Napolano. I padroni di casa si vedono solo con le conclusioni di Tarquini, deviata, e Pierleoni, rovesciata che manca di poco lo specchio della porta. Il resto, a parte il contatto in area Bisegna Traini giudicato regolare da Timperi, è solo controllo del match per gli angolani, che con una squadra così possono davvero cominciare a sognare. Mentre molto da riflettere in settimana per Pierleoni, e chissà che da qui a poco, parola dello stesso tecnico, non ci sia qualche novità. Il Real Rimini non riesce ad andare oltre l'1-1 al debutto tra le mura amiche contro la modesta Agnonese. La prima emozione al quarto con Lunati che prolunga per Procoppio in area, Iannitti tocca la palla di mano, per l'arbitro, tra le proteste generali, è tutto regolare. All'11esimo, tentativo di Beci della distanza, murato da un difensore ospite. Al 14esimo, lo scatenato Lunati ci prova dal versante preferito, ma la sua conclusione colpisce l'esterno della rete.
Al minuto 17 Camilini prolunga per Meloni, l'ex marinese ci prova, ma la sua conclusione è debole e preda del portiere. Al 27esimo punizione di Procopio dalla distanza, Pezzone non è impeccabile e blocca in due tempi. Per 20 minuti non succede più nulla fino all'ultimo dei 3 minuti di recupero. Punizione magistrale di Di Giulio che sorprende l'estremo difensore ospite portando in vantaggio la formazione di Maurizio Neri. All'intervallo Real Rimini 1, Agnonese 0. A secondo della ripresa gli ospiti pareggiano i conti. Milozzi, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Rojas, sfrutta un'incertezza di Verì e insacca. Il Real Rimini accusa il colpo ma al 15esimo prova a reagire. Casolla cambia gioco per Lunati, il tiro ribattuto da un difensore è recuperato da Procopio, doppia conclusione del numero 10 biancorosso murata dalla difesa. Al 18esimo grave incertezza dell'estremo difensore Pezzone su un innocuo traversone di Lunati, Casolla perde il tempo e conclude malamente di sinistro. Al 27esimo Camillini apre sulla destra per Procopio, diagonale secco ma Pezzone si salva in angolo. Al 29esimo una punizione di Ketlun deviata dalla barriera sfiora il palo. Al 41esimo il neo entrato Orlando fa venire i brividi alla retroguardia biancorossa, il direttore di gara ferma il gioco per un fallo dell'attaccante prima che la palla arrivi a Milozzi. E l'ultima emozione dell'incontro, per il Real Rimini, che deve recitare il mia culpa, c'è ancora molto da lavorare. Dopo l'amara sconfitta ottenuta 7 giorni fa in terra molisana, ad opera dell'Atletico Trivento, il Sant'Arcangelo ottiene la sua prima vittoria stagionale, superando la Jesina per 2-1. Anch'essa vittoriosa nella prima giornata di campionato, battendo nel derby la Recanatese. Ricordo che in panchina per il Sant'Arcangelo siederà l'allenatore in seconda, Angelo Bullini, in quanto Giuseppe Angelini è squalificato. La cronaca. Al primo minuto subito pericoloso il Sant'Arcangelo con il numero 9 Traini, il suo tiro fuori di poco. Al quinto ancora in evidenza il padrone di casa, sul tiro cross del numero 8 Del Pivo, il portiere ospite para senza difficoltà. Al 16esimo palla gol per il Sant'Arcangelo con il numero 10 Tonelli, ma l'attaccante tarda nel tirare. Al 27esimo ancora il Sant'Arcangelo cerca la via della rete con un gran tiro di Locatelli, ma il suo tiro alto sopra la traversa. Al 31esimo il Sant'Arcangelo perviene al gol su bellissimo colpo di testa di Traini su cross dalla destra di Zavalloni. Al 35esimo si vede il primo tiro in porta della Jesina su calcio piazzato del numero 8 Rossi di poco alto. Passiamo alla ripresa. Al 9 il Sant'Arcangelo vicino al raddoppio, un tiro di Ambrosini, la difesa libera preludia al gol che arriva 2 minuti dopo con Traini abile a sfruttare un errore difensivo ospite su cross dalla destra di Ambrosini. Al 14esimo ancora per pericolosi locali vicino alla terza segnatura sempre con Traini, ma tarda nel tirare. Al 28esimo il Sant'Arcangelo vicino alla quarta segnatura con Traini, ma il suo tiro è debole e Gnosi para senza difficoltà. Al 36esimo la Jesina accorcia le distanze con un gran tiro di Negro. Dunque il risultato finale qui al Valentino Mazzola, Sant'Arcangelo batte Jesina 2-1. A conti fatti, classifica alla mano, il pareggio giusto per quanto si è visto in campo va meglio al Trivento. La Sant'Egidiese, che cercava il primo acuto stagionale, è rimasta zavorrata da un primo tempo sottotono. Buona la ripresa, ma alla fine della fiera bisogna accontentarsi di un altro 2-2. Giallorossi che partono bene, ma durano appena un quarto d'ora. Il Trivento, quindi, capisce che si può osare ed inizia a fare la voce grossa. Guglielmi, su cui poggia tutta la prima linea molisana, è sicuramente il più ispirato negli ultimi 20 metri, anche se poi la rete sul finire di frazione la realizza Ruggeri, abile a girare di testa a pochi passi da Di Vincenzo un tiro sporco dal limite dell'area. La Sant'Egidiese entra in scena nella ripresa, la voragine di Piatto mette dentro un perfetto cross dalla sinistra di Rizzi e pareggia i conti. Un pari che dura meno di un minuto perché sulla punizione di Iaboni, perra di testa, manda alle spalle del proprio portiere. Difesa da rivedere, mediane d'attacco sono a buon punto, ma a quel che realmente piace dei vibratiani è la grinta e la capacità di non buttarsi giù di fronte alle avversità. Con questi presupposti la Sant riesce nuovamente a raddrizzare la baracca. Barbuzzi, entrato in campo da più o meno 20 secondi, rifila al secondo del rosso di Molfetta una gomitata in area ad un avversario. Rosso e calcio di rigore sono la logica conseguenza. Dal dischetto Rizzi fissa il punteggio sul 2-2. Un punto a testa dunque, per il momento va bene così.